Che è? Il caffè. Il caffè. Qua mi serve una camomilla! Bella per voi, regà! Dal vostro stile, Mr. Flame di quartiere! Bentornati sul mio canale! Prima di partire con l'argomento di oggi, facciamo una piccolissima introduzione. Chi è che non conosce il canale dei Me Contro Te? Una coppia che ha più di 2 milioni di iscritti, il canale più family friendly di YouTube Italia. Porta contenuti che hanno un target veramente bassissimo, no? Fa contenuti per bambini molto molto piccoli. E penso che sia il canale che attualmente lo fa nel miglior modo possibile. Tempo fa si inventarono questa fantomatica storia del signor S, che è praticamente un loro personaggio immaginario che coinvolgono nei loro video, così per creare intrattenimento, che potete trovare anche sul canale del Flamezonatore di YouTube, perché ci abbiamo fatto la reaction. E cos'è successo? Quel periodo che all'asilo, alla materna, non si faceva altro che parlare del signor S, dei Me Contro Te che erano stati rapiti. Spuntò un canale che si chiamava per l'appunto Signor S. E questo ragazzo che ha copiato l'invenzione dei Me Contro Te, no, di questo personaggio, il signor S, con questi video è finito in tendenza per più volte e ha fatto tanto visualizzazioni. E che ve lo dica a fare, i bambini si sono cascati alla stragrande, no? Pensavano davvero che lui era il signor S e che aveva rapito i Me Contro Te. Leggevo i commenti e di sottofondo io sentivo questo, no? Commenti del tipo: ridacci indietro lui e Sofì, ridacci indietro i Me Contro Te. È abbastanza scontata la cosa. Ma il problema non sorge qui, è che questa persona ha iniziato ad inventarsi delle storie che andavano a danneggiare l'immagine dei Me Contro Te. E loro, che fanno dei video completamente differenti, sono stati costretti a fare questo video. Parliamo seriamente. Evento più unico che raro, andiamo a vederlo. È da un po' che siamo un po' giù di morale e proprio per questo motivo abbiamo deciso di parlare con voi di questa situazione. Come avrete letto nel titolo, siamo stati derubati. Ovvero della nostra identità e delle nostre idee. Da un po' di tempo, su tutti i social, Facebook, Instagram, ma specialmente su YouTube, c'è gente che si spaccia per noi, ma soprattutto del signoresse. Il signoresse è il nostro... Ok, qua li posso pure stoppare perché comunque loro stanno cercando di spiegarlo in un modo proprio basilare, per farlo capire ai... Non so quello che è successo nel privato, però sappiamo che questo canale, il signor S, ha rimosso tutti quanti i video e ha cambiato il nome al canale, appunto per sfuggire da quello che gli poteva accadere per le sue malefatte. Ed ora voi vi chiederete, no? Come mai questo titolo, La falsità dei Me Contro Te Tarocchi? Perché secondo voi adesso questo canale che contenuti porta? E partiamo con questa reaction! Eccolo qui, di insieme, la coppia, lui e lei, Ci state arrivando, ci state arrivando, Prima di farvi vedere questo canale vi voglio far sentire l'intro dei Me Contro Te. Ciao a tutti, lui è lui. E lei è Sofì. E oggi siamo nel primo Me Contro Te. Eccola qua, la coppietta, sentiamo. Ciao ragazzi. Io sono Eric. E io sono Nick. E noi siamo... Chi siamo? Ditelo voi. Dei stupidi idioti! Ma soprattutto dei copioni. C'è l'intro praticamente uguale, identica, spiccicata, messa lì. Io sono lui, lei è Sofì, lui, io sono Eric. Come cazzo ti chiami? Qua sto spaccatutto. E lei come si chiama? C'hanno dei nomi particolari. Com'è che si chiamano? Io sono Eric e lei è Dominique. C'è identica praticamente. Un punto per la fantasia, mi sembra ovvio. Per adesso, vediamo. Qua, guardate, al costo di prendermi 50 camomille, io adesso voglio vedere video per video e vedere un po' quello che portano questi ragazzi e in che modo lo portano. Insieme, ve lo dico io, dai. Bravo. Devo provare una magia. Una magia deve provare lui. Una magia, che magia stavolta. Beh. Bellissima, stai a vedere. Guarda qua, uguale, se uguale. Se prendo un palloncino e una puntina, è normale che succede questo. Ma perché bisogna parlare per forza in questo modo? Prendiamo un palloncino, prendiamo una puntina. Ma Dio caro, ma c'è proprio la brutta copia. Cioè, non rubare le idee, l'identità. Cioè, praticamente questi qua stanno plagiando il canale dei Me Contro Te. Siete dei marrani, siete dei pusillanimi, siete dei babbalei. Questo... Cioè,
La magia! Un palloncino su una puntina! Questa è la magia! Siediti sopra, facci la magia, dai! Adesso andrò a provare con 10 puntine! Secondo loro, l'intrattenimento sussiste nel comportarsi come dei cerebrolesi. Cioè, complimenti, complimenti! Questo ragazzo, bisogna dirlo comunque, è un luminare, è uno scienziato! Come voi sapete, io non sono solamente un mago, sono anche un creatore! E lo vedo, infatti, quanto sei creatore! A plagiare le cose altrui spudoratamente! Bravo, 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 complimenti. E vi ricordate di sicuro il mio crunchy slime. Cosa? Però chi è? Madonna, mi ha fatto pian corpo. Uno slime che dicono essere bellissimo. Il crunchy slime. Io adesso sfido la sorte. Allora, crunchy slime. Me contro te. Crunchy, come cazzo si scrive? Ecco qua, crunchy slime. Oggi faremo il cranky slime. Capito? Cranky slime. Un altro punto per l'originalità. Complimenti. Ho pensato che voglio quello. Potrebbe essere persino più bello. Guarda, guarda, guarda che recitazione penosa. Mamma mia, che la melevisione in confronto era da premio Oscar. Il cringe assoluto. E me ne sono accorto dopo, c'è un'ulteriore prova per i stupidi idioti che non credono alle parole del flamezonatore di YouTube. Guardate un po' i tag del canale, vedete? Signor me contro te, per i più scettici. Ma quello che voglio assolutamente vedere è il butter slime. Il butter slime! Quindi oggi... Hai visto? Il butter slime, oddio! Butter slime! Azzardiamo per la seconda volta, Butter slime... E contro te. Vedi, pubblicità sono queste. Vedi, Peppa Pig. Oggi è un grandissimo giorno. Beata te che è un grandissimo giorno. Io mi sto sfondando l'apparato testicolare. Perché dopo che ce lo cadete da un sacco di mesi, un sacco di anni, finalmente proveremo a fare il butter slime. 3 punti per l'originalità. Ma che stai facendo, scusa? Il musicali. Ehi, sei ridicolo. No, non mi di musicali, ti prego. Posso credere? Sì, guarda! Madonna, madonna, cioè proprio spudorati! Solo che ancora non ho ben capito come funziona. Non so cosa dovrei fare, come dovrei muovermi. Su Musical.ly o fai il cretino o produci soft porn. Cioè sono 2 cose che si fanno su Musical.ly. Io? Lo farei anche tu! Io no! Sì, invece! No, non mi rendo ridicolo come te. Facciamo un panino gommoso con le caramelle. Pensa che... Però guardiamo, guardiamo. Ha detto, io non mi ridicolizzo, io non faccio lo scemo. Ha detto, guardalo, guardalo, guardalo. Cioè, in pratica stanno facendo i panini con sta cosa così. Guarda, io mo vado sul canale dei me contro te. Mi servono 5 minuti. Eccolo. Cari, sempre le pubblicità di Peppa Pig. Metti un'altra fetta di pane, altro burro sopra. Eccolo, vedete? Cioè, raga, ogni video è una cosa impressionante. Pizza challenge dei me contro te con la pizza schifosa. Pizza challenge sfida disgustosa. Cioè, proprio la brutta copia spudorata senza ritegno. E lui non si rende ridicolo, Lui non si rende ridicolo. No. No. Cluffy slime, Shamplin slime, qua so pieno di slime, c'ho 2 palle così. Che ci trovate poi di bello su sti slime che poi fanno col bicarbonato che dopo 2 giorni ci si appiccica a mezzo la zozzeria la polvere, dopo un po' è un tocco di Che? Caffè. Il caffè. Qua mi serve una camomilla! Altro che il caffè! Scusate, Ma io mi domando con quale faccia riescono a fare sta baggianata. Ma che gusto c'è a livello creativo? Come fate a sentirvi appagati? Il loro canale proprio pullula di falsità. Niente contro logicamente a questi 2 ragazzi. Non è che io ce l'ho con loro come persone. Io sto parlando di quello che portano su YouTube. Non c'è nulla di originale. Sono la brutta copia della brutta copia al 101% dei me contro te. Ma questa
questa, ragazzi, è la mia idea. Ricordiamolo, no? Perché io, come tanti altri che veniamo additati come canali che portano odio, o ancora peggio, canali che danno sentenze, io non sono un giudice. Non è che quello che dico io è legge, deve essere così per forza. È la mia idea. Può essere così per me, per te può essere diversamente. Per questo c'è sta la sezione dei commenti. Infatti, ragazzi, vi invito a lasciare un commento e fatemi sapere quello che ne pensate. Se sei arrivato fino a qui, contribuisci a superare ogni record. Superiamo i 30.000 like. Non ci riusciremo mai, però io ci provo. Iscrivetevi al canale, altrimenti siete dei stupidi idioti! Facciamo partire l'hashtag originalità, lasciate 50 commenti a testa, bella per voi, e che la Flame Zone sia con voi!